Bentornati e bentornate a Cubo, il museo di imprese del gruppo Unipol. Bentornati a Blackness, volume 3. Ultimo appuntamento, quindi come al solito non sapremo se l'ultimo, non sapremo se non sarà un altro. Godiamoci questa serata. Ringraziamo come sempre Sam, il partner ufficiale di questa rassegna, e spazio agli ospiti. Carlo Babando, Davide Shorty, Alex. Wu-Tang. Davide Shorty, Avex, buonasera, benvenuti e benvenute. Ora io mi sistemo, di solito sono abituato ad avere il mio tavolino qui accanto, questa volta uso un amplificatore, ma è uguale. Benvenuti all'ultimo appuntamento di questa edizione che, come vedete, è un po' diverso dai precedenti, perché il setting del palco prevede alla mia sinistra, oltre a Davide Shorty, anche delle chitarre e una strumentazione che poi Davide ci mostrerà cosa è capace di fare. E qui con me anche Alex, che insieme a Davide dopo si esibirà un qualche brano che decideranno di fare, da quello che ho capito, anche un po' al momento, nel senso che siamo mai come questa sera abbiamo deciso che sarà una conversazione molto naturale, quasi come se fossimo seduti al bar. Perché? Perché la nostra idea, che in realtà è un'idea che mi ha spinto a creare insieme al team di Unipol questi incontri, è quello proprio di divulgare, è quello di parlare di una cosa che ci appassiona tantissimo. In realtà io sono sicuro che quasi chiunque di voi sia spinto e ami talmente tanto la cultura afroamericana da ascoltare musica afroamericana, vedere film che hanno a che fare con la cultura afroamericana, sarebbe felice di salire qui con noi e parlare con Davide e Avex. E in effetti io mi sento molto fortunato ad essere qui al centro insieme a loro due. Quindi partirei proprio con la domanda probabilmente più banale che possa farvi, ma è quella che poi ci facciamo sempre quando ci si vede, ci si riconosce. Ed è, poi decidete voi come e quando rispondere, perché ovviamente non ci sono limiti. Come e quando vi è arrivata l'idea che la cultura afroamericana, la musica afroamericana, poteva essere la vostra cosa, cioè un qualcosa che vi smuoveva dentro e che vi ha spinto a diventare le persone che siete adesso? Devo rispondere io? Fate voi, okay. Poi lì vi potete anche sovrapporre. Facciamo pari e dispari. Vai. Allora, io avevo più o meno 12 anni, quando un mio amico di nome Marco mi ha fatto conoscere Tupac, mi ha fatto ascoltare Eminem, mi ha fatto ascoltare del rap italiano, mi ha fatto ascoltare Caparezza, mi ha fatto ascoltare tra l'altro il primissimo disco di Caparezza. Io sono rimasto folgorato. Lui si mise a rappare una strofa di Neffa, se non sbaglio, a un certo punto, e questa cosa io la ricordo proprio nitidamente, cioè come mi sono sentito. Ho detto, quel suono delle rime mi piaceva da impazzire, mi è sempre piaciuto da impazzire. Io da piccolo ero appassionato di teatro, perché i miei genitori facevano parte di una compagnia teatrale amatoriale, e la prima volta che entrai in un teatro vidi questo signore che era il direttore della compagnia teatrale di cui poi i miei andarono a far parte, Piero Pollarolo, ci tengo a dire il nome proprio perché era un grandissimo attore, che interpretava il berretto a sonagli di Pirandello. Quella volta, nel monologo del berretto a sonagli, io trovai una classe e un suono, un modo di esprimersi e di creare un magnetismo talmente forte che io dissi a me stesso, io voglio fare quello nella vita, trovare uno strumento che mi conceda il magnetismo. Cioè, nel momento in cui ho qualcosa da raccontare, qualcosa che veramente ho bisogno di condividere, voglio fare quello. Quando ho imparato che esisteva un'arte come quella del rap e una cultura come quella dell'hip hop, allora ho detto, questo deve essere il mio strumento. Beh, io già direi che possiamo partire col primo applauso. A proposito di magnetismo,
mi ha fatto proprio pensare, adesso arrivo ad Avex, mi ha fatto proprio pensare a come a volte sentire anche, al di là poi del brano rap, io a volte mi incanto anche solo ad ascoltare le interviste. Ultimamente vedevo un'intervista a Dre che raccontava semplicemente la sua giornata scandita dalla musica, ma lo faceva in un modo, con una passione tale, al di là della tecnica, perché lì stava parlando, con una passione tale. Tu hai citato Pirandello, che è un mio grande amore, poi da siciliano ovviamente sono particolarmente propenso ad amare Pirandello, però a volte Pirandello lo leggi, Dre l'ho sentito parlare, però a volte è vero che anche una frase può cambiarti la vita se detta in un certo modo. E invece nel tuo caso, Avex, come è successo il tuo incontro con rap, come è avvenuto? Allora, io diciamo che ho sempre avuto un background di hip hop, ma non solo, cioè anche black music in generale. In casa mia madre metteva sempre James Brown, Sam Cooke, tutti questi artisti afroamericani, e non, anche Fela Kuti, un sacco di musica nera. E diciamo che io non ho mai pensato di fare il rapper, cioè non è che a 6 anni o a 7 anni dicevo da grande voglio fare questo. Diciamo che la prima volta che sono salito sul palco avevo forse 7 anni ed era a scuola ed era venuto Eugenio Bennato, questo cantante italiano chiamato Eugenio Bennato, a fare un pezzo con noi, cioè tipo come coro. Cioè io ho fatto da bambino, ho fatto tipo solista, perché questo mio professore napoletano in Etiopia, che ho fatto a scuola italiana a Addis Abeba, mi ha detto che gli piaceva il mio timbro e mi voleva come solista davanti al gruppo. Ovviamente dietro al regime. Solo che lì a scuola, cioè io non avevo nessun tipo di approccio, cioè non sapevo come fare sta cosa, no? Sono un bambino. Sono salito sul palco insieme agli altri e nella folla c'erano genitori, bambini, il preside, tutti, e a una certa mi sono impappinato, no? Questa roba mi ha traumatizzato veramente tanto, e quindi diciamo che nel tempo, tramite sempre comunque l'hip hop, come ascoltando artisti come Tupac, Biggie, perché comunque mi è sempre piaciuto, mio fratello metteva dischi DMX, Ice Cube, NWA, ho cominciato anche ad appassionarmi alla cosa e ho cominciato a scrivere i loro testi ascoltandoli, facendo play, pause, play, pause, play, pause, finché ho acquistato questa fluidità nel recitare i testi di altrui. E un giorno mi sono iscritto, da un po' più grande, al talent della nostra scuola, dove ero ancora molto timido, però ho messo una maschera e ho cambiato nome e ho fatto una canzone di Eminem che alla fine, cioè, ho vinto il talent e tutti dicevano ma chi è questo qua con la maschera, l'ho tolta e là è successo il bordello, sembrava un film. Da lì ho detto boh, può darsi che questa cosa potrebbe fare anche per me, ed eventualmente mi sono messo anche a scrivere testi miei, e quindi insomma è stato questo un po' l'approccio. Bello, perché sembrava proprio un teen movie in cui poi togli la maschera e lui. Sì, sì. Fantastico. No, questo mi conferma proprio l'idea che a volte si parte proprio da esigenze personali, può essere vincere la timidezza o comunque chiudere un cerchio nel tuo caso. Nel tuo caso l'approccio è stato attraverso probabilmente il filtro del teatro, comunque l'amore per la parola, che in qualche modo arrivava. Anche nel tuo caso hai dovuto o voluto metterti alla prova in fatto di timidezza o invece no? 100%. Più che altro, allora, io ero, cioè sono diagnosticato iperattivo, ADHD. Questa cosa da piccolo non la sapevo perché sono stato diagnosticato in età adulta. E quindi molto spesso ero fuori luogo. Non riuscivo, cioè delle volte ero iper timido e delle volte invece ero tutto il contrario, cioè non c'era c'era uno spettro molto strano che non riuscivo a riconoscere. Questa cosa mi portava ad essere odiatissimo, perché io comunque volevo dire le mie cose e delle volte ero timidissimo, delle volte invece ero in faccia alla gente. E
quello che volevo fare, che mi ha aiutato, cioè che diciamo che l'hip hop ha aiutato a trovare, è stato il senso di comunità, il senso di appartenenza. Cioè grazie all'hip hop io ho avuto degli amici veri, delle persone che potessero capirmi, potessero vedermi e potessero apprezzarmi tramite quel mezzo. Perché prima io non sentivo, da essere umano, mi sentivo all over the place, cioè totalmente incasinato, non capivo come fare amicizia senza sovrastare o senza essere troppo, perché per me erano gli opposti, o ero troppo timido, quindi sparivo, o ero troppo. E quindi non c'era la via di mezzo, non sapevo stare fermo ed ascoltare e basta. L'hip hop mi ha insegnato tantissimo ad ascoltare, a fermarmi ed ascoltare e basta. Questa cosa nel tuo caso, perché Avex ci raccontava che ad Addis Abeba, studiando in una scuola italiana, quindi mi dicevi un insegnante napoletano, ecco perché anche Eugenio Bennato torna nel nostro discorso, quindi hai avuto diciamo la possibilità di... A proposito, interruzione, sta canzone qua si chiama Sponda Sud, così dove aveva fatto un giro in Africa, in vari paesi dell'Africa, dal nord fino... scendendo sulla sponda, e ha fatto la tappa in Etiopia, dove ci ho usati come coro di bambini. Quindi il ritornello è stato è stato il momento in cui tu insomma, sul palco. No, allora, in teoria io il momento in cui mi sono impallato è quando facevamo le prove davanti ai genitori e cose per far la cosa. Quando ha visto che ho fatto quella cosa lì, lui mi ha detto no, vabbè, se non è una cosa che ti fa sentire a tuo agio, puoi solo far parte del coro. Però quello a me mi ha motivato a inseguire questa cosa. E noi banalmente adesso Eugenio Bennato lo odiamo e gli vogliamo bene. No, vabbè, un grande Eugenio, regolare. L'importante è quello. Un saluto a Eugenio che sicuramente poi ci guarderà insieme alla compagna, la moglie Pietra Montecorvino, che a me piace un sacco, sono bravissimi artisti italiani. È molto attivi nella world music e qui ritorno, ora sarà che anche lì Davide è siciliano, io sono siciliano, l'altro giorno ci dicevamo culturalmente, perlomeno io insegnando mi trovo sempre molto più vicino appunto a un'idea culturale che ha più a che fare col Nord Africa a volte che col Nord Italia, in cui poi vivo felicemente da tanti anni. Però ecco perché ho fatto questa premessa. Davide, in un contesto come quello di Palermo, immagino a cavallo tra gli anni 90 e i 2000, più gli anni 90 se parliamo di te bambino, no? Tu sei dell'89 se non sbaglio, vero? Quindi hai qualche anno in meno di me. Com'era in quegli anni? Io me li ricordo perché insomma, il divario non è poi troppo, però io non sono di Palermo, sono una città che è Caltanissetta, che è più piccolina, molto più provincia. Bella scena rap Caltanissetta, vero? E c'è una scena rap che è storica anche quella, però per me era anche difficile vederli i ragazzi che facevano rap, cioè li vedevo, erano un po' più grandi di me, era un po' diverso, io non mi sono mai misurato con i rap. Però tu a Palermo a un certo punto ti sarei dovuto misurare con qualcuno che già lo faceva il rap, ti sei dovuto inserire all'interno di com'è andata? Traumatico. Piazzale Ungheria è questo posto dove c'è un parcheggio, c'è questo palazzo dell'INA, della società di assicurazioni INA, che noi chiamiamo grattacielo perché ha tipo 15 piani ed è il palazzo più alto a Palermo, almeno ai tempi lo era, e noi ci mettevamo all'ombra di questo suddetto grattacielo a fare freestyle. Io vedevo questi ragazzi puntualmente fare cerchi e una volta chiesi a mia mamma di lasciarmi lì e di andarsene. Andai e invece di fare freestyle, siccome mi cagavo addosso, ho rappato una strofa scritta anche abbastanza male. Mi hanno guardato malissimo. Cioè io ero lo scrauso che aveva fatto la strofa scritta in un contesto in cui è obbligatorio improvvisare. E io non sapevo che fare perché non conoscevo la cultura, non ero molto ignorante, ma avevo questa voglia scalpitante di fare rap.
La maggior parte mi hanno preso in mega antipatia proprio perché io ci sono andato quasi convinto, però dentro stavo tremando. E mi sono sentito, ho detto devo andare a casa e devo imparare a improvvisare, perché questi qua non mi vogliono altrimenti. E pian piano, tra quelli c'era anche un giovanissimo rapper di nome Johnny Killa, che poi è diventato Johnny Marsiglia. E devo dire che quella è stata la mia scuola, è stata la mia palestra, è stata la mia università più dell'università, più del liceo, più di tutto, perché lì nelle battle di freestyle, nel modo in cui imparavamo a collegare le parole, a inventarci sul momento la rima più efficace, aspettare il nostro turno ed elaborare la punchline, il modo più forte per rispondere a quello che ti aveva insultato la madre, capito? Quella roba lì ti muove il cervello, ti stimola a livello creativo a un livello superiore, e quindi quell'energia io avevo voglia di trasformarla in qualcosa di più, di trasformarla in musica oltre che cristallizzarla in quel momento del freestyle. Volevo scrivere, volevo raccontare la storia di un ragazzino che non si sentiva accettato, che non si sentiva capito, che era per lo più emarginato proprio perché non aveva lo stesso linguaggio degli altri ragazzini. No, è bello anche perché, insomma, io nell'ascoltare te rivedo anche tanto il mio mestiere a scuola, nel senso che tanti miei alunni hanno questo tipo di diagnosi e noi, insomma, forse adesso, io che mi sono ritrovato dall'altra parte della cattedra, queste cose forse le sappiamo anche meglio, sappiamo anche parlare con questi ragazzi in maniera migliore di come non si facesse quando noi eravamo studenti. E quindi, però, in entrambi i casi mi pare di capire che il battesimo del fuoco è stato abbastanza, come dire, determinante, perché per te metterti alla prova a Piazza Ungheria significava buttarti in mezzo e sopravvivere poi di fatto, perché poi quello è. Tu prima mi raccontavi, Avex, che a un certo punto ti sei messo lì con i CD di Tupac, di Biggie, ti fermavi, ricominciavi, scrivevi, ma ti sei riuscito già a confrontare con qualcuno, o un lavoro che hai iniziato a fare da solo, quindi proprio di ricerca personale, e ti sentivi tu da solo mentre provavi a rappare, o hai avuto la possibilità già di confrontarti subito con qualcuno? Allora, questa cosa qua del scrivere i testi riascoltandoli, anche perché io sono del 95 e in Etiopia non è che c'era, cioè c'era internet, però non tutti ovviamente avevano la possibilità di avere internet in casa, o comunque anche questo fenomeno dei cellulari e cose, comunque è un fenomeno abbastanza recente. Quindi io mi ricordo che andavo nelle copisterie per scaricare il testo magari di Eminem e confrontare ciò che avevo scritto col testo originale, insomma. E così facendo ho imparato anche l'inglese, e questa cosa è diventata un'ossessione per me, perché ero proprio appassionato, sentivo un fuoco dentro di me che bruciava. Per il fatto di confrontarsi e iniziare a registrare, è stato un mio amico chiamato Johannes, che oggi lui non rappa più, però insomma il mio primo approccio allo studio, alla sala registrazione, me l'ha data lui. Tra l'altro mi ha fatto scoprire anche J. Cole, Kendrick Lamar, e diciamo che è stato con lui, cioè è stato, probabilmente non avessi mai conosciuto lui, non l'avrei mai presa così tanto sul serio, magari sarebbe rimasta più una passione che uno sbocco anche potenzialmente lavorativo, diciamo. Quindi sì, se rappo oggi anche grazie a MJ, Johannes. Degli ascolti invece che dicevi prima, degli ascolti che in casa attraverso appunto James Brown, le scelte un po' di tua madre, hai fatto, ti è rimasto qualcosa di quel mondo? Io ho sentito nei tuoi brani, in quello che mi è capitato di sentire su YouTube, perché tu ti esprimi sia in inglese che in italiano, e hai, prima te lo dicevo a microfoni spenti, hai un modo che lo dicevo anche a Davide ieri, è assolutamente magnetico di usare il microfono, perché io anche quando rappi io sento molto soul. Mm-hmm.
questi ascolti in qualche modo senti che ti hanno formato, quindi Sam Cooke, James Brown, li ascolti ancora o a un certo punto è diventato rap e hai separato il mondo del rap da quello del soul o dell'R&B? Allora, in piena sincerità, io vorrei fare quello acculturato che ascolta tutta la musica possibile al mondo, però sono molto un hip hop head e se vado a vedere la mia playlist c'è praticamente 90% solo rap, anche molto abbastanza old school, anche hardcore, però mi piace anche, diciamo, ogni tanto l'R&B e il soul e quindi io penso che queste cose che faccio, come dici, sto magnetismo, il microfono, la passione per il canto, sia una cosa che ho assorbito magari inconsciamente, perché non ho mai fatto lezioni di canto o cose del genere. Quindi penso proprio che sia una cosa che ho assorbito senza neanche volerlo, perché diciamo che mi definisco più un rapper che un cantante, anche se tramite Shorty ho fatto il contest con Rolling Stone, ho vinto il pezzo soul migliore in Italia nel 2023, però non era, cioè io non, quando mi sono iscritto non è che mi sono iscritto come un cantante soul, mi sono iscritto come un rapper, quindi sì. E ti dico che questa cosa in realtà emerge, nel senso che è così tua che è evidente che tu non stai rifacendo qualcosa, cioè ce l'hai davvero dentro, una cosa che si evince molto ascoltandoti. Infatti mi aspettavo questo tipo di risposta, non ci eravamo parlati ma me lo aspettavo. Nel caso di Davide, tu invece alla musica soul, anche al funk, ci sei arrivato tramite il rap o in maniera... Sì, e proprio come? Secco. Allora, 13-14 anni vuoi fare rap a Palermo nel 2003-2002, ma nessuno fa le basi, cioè quelli che fanno le basi sono più grandi e non ti cagano, quindi le basi te le devi fare da solo. Come si fanno le basi nel mondo dell'hip hop? Uno dei modi più comuni è quello di campionare significa registrare su un campionatore un frammento di una canzone edita e tagliarlo, ricomporlo e ricreare qualcos'altro, trasformarlo in qualcos'altro. Per esempio, facciamo un esempio di cosa significa campionare, se vuoi. Ce l'abbiamo qua dal vivo, ve lo faccio vedere. Io ho preso un pezzo di un compositore italiano in questo caso, che si chiama Enrico Intra. Questo pezzo si chiama Nicole. E sono andato a prendere un frammento di questo pezzo e me lo sono assegnato sul campionatore, come potete vedere. E qua ci abbiamo, per esempio, aspetta un secondo, che qua dobbiamo togliere questo e selezionare questo. L'ho picciato in basso un pelo, meno due. Per esempio, ora, se vogliamo giocarci un attimo, io ho campionato un'altra batteria che è questa. Apriamo il campionatore. Tu hai detto l'ho picciato in basso, per chi non sapesse cosa significa che se tu picci qualcosa in basso significa cambiare la tonalità, cambiare il pitch è la tonalità fondamentalmente. E a cosa ti è servito? A me è servito semplicemente a strecciare, cioè se tu ascolti l'originale
L'originale ha una tonalità più alta, che è questa. Mentre pitchato diventa così. E poi tu ovviamente puoi andare a modificarlo come vuoi. Il fatto che non è perfettamente a tempo poi, cioè che io gli cambio il tempo, e quella cosa lì è registrata a un tempo diverso rispetto a quello a cui io lo sto risuonando, crea un senso di swing, un senso di movimento diverso. E questa cosa è comune a un producer che si chiama J Dilla, che vi invito a cercare se non l'avete mai ascoltato. E questa cosa qui mi ha fatto innamorare di tantissimi generi musicali. Io sono cresciuto ascoltando quello che ascoltavano i miei genitori da piccoletto, quindi ascoltavo Pink Floyd, ascoltavo Lucio Battisti, Luigi Tenco, ascoltavo Pino Daniele, che è un pioniere per quanto riguarda la cultura afroamericana importata in Italia. E poi, quando ho cominciato a fare le basi, ho cominciato ad ascoltare il jazz. Ho imparato chi fosse Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, ho imparato Chet Baker, ho imparato a capire come tagliare quei campioni, ma poi ho imparato anche, cercando le batterie, chi era James Brown. E lì con James Brown mi si è aperto un mondo, perché vedere quest'uomo che utilizzava la chitarra come se fosse una batteria, cioè come se fosse uno strumento a percussione, quella roba lì mi ha aperto un mondo. E da lì ho deciso di iniziare a collezionare dischi, perché volevo avere un campionatore. E ti faccio vedere una piccola cosa che ho portato, proprio perché tu mi hai detto porta qualcosa da farci vedere. Io ti voglio fare vedere perché ho comprato un MPC 2000 XL. Quest'uomo di nome Kev Brown, che io ho trovato cercando video MPC su YouTube da piccoletto, io avrò avuto 15 anni quando ho visto questo video per la prima volta. Lui sta ascoltando un disco e sta cercando di trovare il punto da campionare. Yep, so you just gotta go through and just take all these pieces. Quindi attraversiamo questo campione e lo dividiamo in pezzettini. E ogni piccolo pezzettino ce lo assegniamo a un tasto. Ma non lo facciamo in maniera random, lo facciamo a tempo, e lui lo sta facendo a tempo, muovendo il disco, andando avanti. Se lo sistema, finisce il giro, ce l'ha pronto. Yep, so don't get it confused. It's not just looping up some stuff and then calling it the sound of the culture. Non ti confondere, non è semplice mettere qualcosa in loop e chiamarlo il suono della cultura. Questa è un'altra storia. Questa cosa mi colpì un sacco. Work in progress. Iniziamo con la batteria. Quello con cui comincia di solito. Picciato in basso. Anche per... Ehi! Anche uno dei motivi per cui si piccia in basso è quello di non far riconoscere il campione. Quindi non dover pagare i diritti. Siamo un po' dei ladri. J
James Brown si era arrabbiato poi, infatti. Sì. Lui sta cambiando, sta invertendo. Lui fondamentalmente quello che ha fatto è tagliare nota per nota, sentendo il basso, e ha cambiato totalmente l'ordine delle note, facendolo diventare un'altra cosa. Se lo sta provando e riprovando. Lo fa pezzo per pezzo. Piano piano. E poi si campiona un altro pezzo. Questi sono i violini. Lo piccia ancora in basso, gli aggiunge la hi-hat con un tocco leggerissimo, the classic, ti fa sentire quello che ha campionato. La sua etichetta Stax. Esatto. I'd be Floyd. That is Farrakhan Bolts. And this is. Should I come in with the bass first? I like the string. You know what I'm saying, son? Word, son. I seen him on the street, son. Insomma. Fantastico. Questa bellissimo. Era Kev Brown. Bellissimo. È stato, immagino, un momento... Io ho cominciato a guardare questo video ossessivamente e ho detto, voglio comprare un MPC 2000 XL. Volevo esattamente quello lì. E ne ho trovato uno su eBay. E l'uomo che lo vendeva era Stocca, di Stocca e Mad Buddy. Stocca e Mad Buddy è un duo storico dell'hip hop palermitano. E c'è un disco che mi ha cresciuto che si chiama Block Notice, che è stato prodotto con quell'MPC. Io non sapevo che quell'uomo sarebbe stato Ciccio Stocca, ma lo chiamai, io e lui ci eravamo già visti da qualche parte, perché ovviamente era piazza, lui mi ha invitato a casa sua, mi ha spiegato un po' come ci giocava, me lo ha venduto alla modica cifra di 600 euro, che ai tempi per un MPC era nulla. Io me li ero sudati lavorando in un negozio di computer, ero felicissimo di riuscire a potermi permettere finalmente il campionatore che sognavo, e da quel giorno ho cominciato a usarlo ossessivamente, e tutti i soldi che riuscivo a fare o che mi regalavano in un modo o in un altro li andavo a spendere in dischi. Andavo la domenica in questo mercatino a Piazza Marina a Palermo, che tu conoscerai bene, e andavo a comprare dei dischi da campionare, e lì ci ho trovato tanto di quel funk, tanto di quel soul. Ho conosciuto finalmente l'uomo che poi mi ha cambiato la vita dal punto di vista canoro, che è Donny Hathaway, e ho capito che Stevie Wonder canta in un modo perché c'è Donny Hathaway, ho capito come questa cosa si è evoluta, ho cominciato a studiarla perché mi sono appassionato e siccome da piccolo mi piaceva canticchiare mi sono reso conto di essere intonato, non particolarmente dotato vocalmente, ma comunque intonato, ho cominciato a cercare di emulare quello che ascoltavo, e quindi pian piano quello che volevo fare erano le strofe rap e i ritornelli cantati. E l'unica persona
a parte Neffa che lo faceva, ma faceva cantare Al Castellana, faceva cantare Giuliano Palma all'inizio, poi ha iniziato a cantare lui, poi c'era Tormento, c'erano i Sottotono, e lì ho cominciato a dire ok, si può fare, già qualcuno lo sta facendo in italiano, questo è stato per me l'inizio di come la volevo impostare. Mio zio da giovane faceva il musicista, voleva sfondare come cantautore, faceva le sue basi, scriveva, cantava, suonava il basso, e io ogni volta che andavo a casa sua c'erano mille tastiere, c'era il basso, c'era la chitarra, che io non sapevo suonare, ma ne ero super affascinato e volevo capire. E quindi ho sempre avuto un po' la visione del producer, e non soltanto del rapper, ma anche del cantautore. Cioè io volevo cantare, volevo scrivere, già da prima di voler fare rapper avevo qualcuno da seguire come esempio, che mi diceva ah, io scrivo le canzoni perché per me questa cosa è uno strumento d'espressione, di autoanalisi delle volte, perché mio zio quello mi diceva, io scrivo le canzoni perché voglio raccontare delle storie e mi piace suonare, mi piace raccontare, e a me questa cosa interessava tantissimo. Poi quando vidi quell'attore fare quella cosa sul palco, io capii che c'era qualcos'altro oltre alla musica, c'era proprio il potere delle parole, il potere di una parola in inglese che è delivery, che per me è una cosa che è come le spedisci, la delivery è la spedizione, il modo in cui spedisci le parole. E quella cosa lì ha cambiato tutto, perché la teatralità unita alla ritmica, perché rap è rhythm and poetry, è ritmo e poesia, e quindi quel ritmo e quella poesia abbinata all'interpretazione, alla delivery, alla teatralità, ha creato per me una bomba atomica. Io non vedevo l'ora di utilizzare quello strumento, avevo bisogno di dire i cavoli miei tramite quella cosa lì, e però ascoltavo Sting, ascoltavo i Pink Floyd, ascoltavo Lucio Battisti, ascoltavo, poi a un certo punto ho iniziato ad ascoltare Stevie Wonder, e ascoltavo i Sottotono, e ascoltavo Tupac, e Tupac in uno dei primi pezzi che ascoltai, I Ain't Mad At Ya, aveva il ritornello di un cantante soul, e per me quello è stato l'inizio. Ho detto io voglio creare quella cosa lì, non voglio solamente il rap, ma mi piace la melodia, mi piace il jazz. E c'è un uomo che al giorno d'oggi fa questa cosa e l'ha portata a un livello successivo, che per quanto mi riguarda è veramente arte altissima, una vibrazione altissima. Questo uomo si chiama Robert Glasper. Anche se non c'è Robert Glasper qui con noi, un applauso facciamoglielo. Forse mi è venuto in mente che qualcuno di voi, io ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo qualche anno fa al Bravo, qui a Bologna, ma qualcun altro secondo me c'era, e qualcuno è venuto anche a dircelo da Sam, che è il negozio di dischi che tu conosci, perché sei passato qualche anno fa al negozio di dischi, partner di questa rassegna in cui io... Fatelo un applauso per Sam, il vostro spacciatore di dischi locale. Che è proprio vicino al Bravo, quindi in molti poi ci siamo confrontati sulla potenza di via Oberdan, andateli a trovare ragazzi, andateli a trovare. vi aspettano, vi aspettiamo con molto amore. Quindi sì, diciamo che per entrambi ci sono stati secondo me due plot twist fondamentali nel vostro personalissimo team movie, cioè il primo è stato l'arrivo in qualche modo della cultura hip hop, e il secondo secondo me potrebbe essere stato in entrambi i casi un trasferimento, nel caso di Davide da Palermo a Londra, e nel tuo caso da Addis Abeba sei venuto in Italia. Esattamente in quale città dell'Italia ti sei trasferito? Bologna. Oh, e quindi... E quindi c'è stato questo movimento anche geografico. Io credo che sia importante in entrambi i casi, magari anche per motivi diversi. Tu hai studiato in una scuola italiana in Etiopia, sei venuto a Bologna, e a Bologna ti sei confrontato con un rap per la prima volta, immagino, in italiano. Allora sì, io sono arrivato a Bologna nel 2016,
per fare l'università, avrei dovuto studiare scienze della comunicazione, ma ovviamente l'amore per il rap e l'hip hop ha prevalso e insomma mi sono trovato a fare freestyle in Piazza Verdi, a impezzare la gente, a rappare. E ancora io non rappavo in Italia, cioè non rappavo solamente in inglese, perché nonostante avessi fatto una scuola italiana ad Addis Abeba, per noi non era una cosa normale ascoltarsi il rap italiano, perché lo vedevamo come uno scimmiottare il rap afroamericano, ma poi cioè neanche a quel livello, cioè non c'era proprio la concezione di ascoltare il rap italiano. Cioè tipo in Etiopia quando facevo la scuola italiana pensavo che tipo Vasco Rossi fosse un rapper, ma avevo adesso proprio la pallida idea. E quando sono arrivato in Italia, specialmente a Bologna, che penso che sia comunque una città abbastanza importante per la cultura e l'arte intanto in generale, ma anche poi per l'hip hop, c'è questa roba della strada, tipo Inoki, Neffa, tutta sta gente qua, insomma. E vivendo qui, eventualmente ho capito molte cose, ho trovato la capacità di contestualizzare e capire anche perché magari certi rapper dicevano certe cose. E quindi piano piano ho iniziato a fare freestyle. La mia particolarità è che lo facevo in inglese e quindi la gente magari si fermava e diceva: oh, minchia, sembri americano, di dove sei? Di qua di là. Però era anche una lama a doppio taglio, perché rappare in inglese in Italia, dove l'inglese scarseggia abbastanza, non faceva sì che io potessi crearmi una fan base. Quindi ho detto: potrei anche sforzarmi a cercare di raccontarmi in italiano. Adesso, quando mi ascolto, riascolto magari certe canzoni che provavo a scrivere in italiano, dico: minchia, che cagata, che roba che scrivevo, suonava malissimo. Però diciamo che sì, Bologna è stato molto importante per me in questa cosa, anche perché da Piazza Verdi poi magari qualcuno mi vedeva, mi invitava a fare un freestyle al Muretto, cioè Muretto, non Muretto, Torino o Milano, però insomma, passaparola, girava la voce, la gente cominciava a invitarmi ai miei primi gig, che ne so, per esempio al Mercatino Verde in San Donato, in Via del Lavoro, dove tra l'altro ho conosciuto anche Stefania Chantret, che aveva Oblivion Productions, aveva prodotto Roma Bangkok, Baby K e Giusy Ferreri, e mi voleva mettere in quel percorso lì, però non faceva per me, insomma. Però tra una cosa e l'altra ho cominciato ad apprezzare molto il rap italiano, e adesso posso dire che ascolto il rap italiano quanto il rap americano, londinese, se non quasi di più, perché cioè comunque 8 anni sono quasi un decennio, quindi mi ritrovo molto appassionato, sempre più appassionato del rap italiano. Prima dicevi il rap londinese, mi è venuto in mente Original London Style, che è un libro molto bello che è uscito l'anno scorso, scritto da Unet, Giuseppe Pipitone, che è un amico, uscito per Agenzia X, e quindi per chi di voi voglia approfondire anche il rap a Londra, la scena di Londra, è davvero un libro interessante. Questo mi fa arrivare a Davide, che invece dall'Italia si è trasferito a Londra, e immagino che tu non parlassi in maniera, cioè non da madrelingua perlomeno, l'inglese, no? Assolutamente no. E quindi ti sei dovuto anche reinventare dal punto di vista artistico, oltre che umano. Intanto, sì. Quanti anni avevi quando sei andato a Londra? 19. Quindi eri giovanissimo. Sì. In realtà la primissima volta che sono andato a Londra ne avevo 16, e sono andato a fare una vacanza studio. E rimasi folgorato dal fatto che c'erano i rapper agli angoli delle strade che ti vendevano mixtape, i buskers, gli artisti di strada, che suonavano ovunque, in metropolitana e fuori alla metropolitana. Allora ho detto: ma questo posto, cioè io quando vado a Palermo e mi vedono con i pantaloni larghi e i capelli così, mi sputano in un occhio, mentre qui la gente mi chiede se faccio il musicista a 16 anni, la gente è curiosa, e comunque ti fai complimenti per i capelli, ti fai complimenti per lo stile, piuttosto che prenderti per il culo perché sei un po' più diverso dagli altri. E questa cosa mi ha fatto tanto riflettere. Ho detto: io voglio vivere qua. E quindi sono, diciamo, ho aspettato, ho finito gli studi, e mi sono preso un anno in cui ho lavorato, ho
fatto varie cose, ho lavorato in questo negozio di computer che ti dicevo, ho fatto di tutto. E poi ho detto basta, ho detto io voglio sentirmi veramente mancare il terreno sotto i piedi. Mi ero messo da parte 600 euro, sempre 600 euro, io andavo a 600 euro a 600 euro. Però non ti eri venduto il campionatore? No, non mi ero venduto il campionatore, me lo sono portato. Poi mia mamma ha questo negozio che è un negozio dove si fanno anche spedizioni, quindi ero agevolato dal fatto che potevo farmi spedire la roba, che era una figata pazzesca, a un costo insomma che è quello dell'ingrosso in un certo senso. E sono andato lì e mi sono sentito stupido. Per tanti anni mi sono sentito stupido, perché all'inizio sono andato lì per lavorare, poi dopo un po' non volevo soltanto lavorare, volevo studiare, volevo capire. Ho iniziato a fare l'università lì, ho chiesto il prestito studentesco, perché ancora c'era questa cosa prima della Brexit, che gli studenti europei avessero accesso non soltanto a un prestito studentesco che ti pagasse la retta, perché tutto è privatizzato in Inghilterra, non c'è la scuola pubblica, ma anche un prestito con cui ti puoi mantenere. E quindi era una figata pazzesca. Io poi avevo avuto la fortuna che mio nonno, pace all'anima sua, lungimirante, mi aveva conservato qualcosa per fare l'università. E ho detto no, non devo andare per forza, devo farlo, cioè, altrimenti è come sputare sulla memoria di mio nonno. Certo, non so se mio nonno avrebbe approvato che io facessi musica contemporanea come università, però ecco, sicuramente adesso da qualunque parte o in qualunque forma sia mio nonno che mi sta guardando avrà capito il senso, e quindi sono contento di averlo fatto, sono molto felice di averlo fatto. Pensavo che noi in Sicilia abbiamo un po', no, la festa dei morti, il culto dei morti, come tradizione. Ai bambini, no, si dà il pupo di zucchero, perlomeno a Caltanissetta, così, quindi mi fa sempre molta tenerezza pensare poi appunto ai nonni quando non ci sono più, ma in generale uovo e zucchero, esatto. In realtà è spesso emerso dalle tue interviste, tu sei a volte penso allo spiritual jazz, no? Cioè hai un po' questa vicinanza anche al lato spirituale della... mi viene in mente la cultura afroamericana, visto che stiamo parlando di questo, però non è la prima volta che ti sento parlare anche di queste cose, al di là poi tu hai detto chissà in quale forma, in quale dimensione, ti ho sentito parlare spesso di energie, di qualcosa che poi magari è trascendente, qualcosa che ti influenza anche nella musica, tu senti di entrare in contatto con qualcosa di diverso? Penso che un po' tutti noi lo sentiamo, se fai musica a un certo livello... se ti ossessioni con la musica o con qualsiasi mezzo d'espressione, qualsiasi forma d'arte, entri in una dimensione, la cosiddetta The Zone. Non so se qualcuno di voi ha visto quel film della Pixar che si chiama Soul, The Zone, lì è spiegato molto bene. Io credo tanto nello spirito. Diciamo che ho avuto delle esperienze che mi hanno fatto pensare che io non sia un essere umano che ha un'anima, piuttosto sono un'anima che in questo momento è dentro un corpo umano. E questa cosa mi fa riflettere tanto. E grazie anche all'essere andato a Londra ho conosciuto questo ragazzo che si chiama Leon Johnson. Il suo nome d'arte è Cheshire Cat, come appunto lo stregatto di Alice nel Paese delle Meraviglie. E lui mi ha insegnato a meditare. E lui è londinese, nato a Londra, però da genitori dei Caraibi, genitori giamaicani, se non vado errato.
e mi ha raccontato tante cose che io non sapevo rispetto alla spiritualità, rispetto a un qualcosa che va al di là del concetto di religione, ma che parla più di un qualcosa di universale. E mi è interessato molto. Io credo nell'energia, cioè penso che a tutti sarà capitato di entrare in una stanza o di stare in una stanza e qualcuno con un'energia forte entra nella stanza e tutti si girano verso quella persona in un modo o in un altro. Noi abbiamo, voglio dire, siamo fatti di frequenze, il nostro cuore batte, nel modo di battere crea delle frequenze e quindi siamo dei magneti in un modo o in un altro. E questa cosa mi fa riflettere tanto, anche il modo in cui pensiamo influisce su quello che siamo poi fuori di noi. Noi siamo creatori in un modo o in un altro della nostra realtà, quindi nel momento in cui capiamo chi vogliamo essere e agiamo come la persona che vogliamo essere e abbiamo quella cosa che si chiama integrità, che si chiama autenticità, la nostra frequenza si amplifica. Scientificamente la frequenza più forte non è quella dell'amore, ma è quella dell'autenticità. Ed è una cosa che mi ha sconvolto, che mi ha fatto riflettere tanto. Quindi la mia missione è quella di cercare di essere il più autentico possibile. Nell'essere autentico io ho trovato un mezzo d'espressione in una cultura che non mi appartiene. E questa cosa qui mi ha spesso fatto riflettere, perché all'inizio non sapevo cosa significasse appropriazione culturale. E poi piano piano, in un contesto in cui nel 2024 ancora si parla di razzismo e nel 2020 abbiamo visto live su Facebook un uomo venire massacrato da una persona che dovrebbe proteggere piuttosto che uccidere, negli Stati Uniti, quella cosa lì ha scatenato tanti movimenti, il movimento di Black Lives Matter che noi tutti conosciamo, che mi ha portato a ricercare tanto e a capire perché, come lo devo fare per non essere offensivo, a capire qual è l'esperienza del popolo che ha generato la forma d'arte che io ho preso, che mi ha dato un lavoro, che mi ha dato un'identità, che mi ha insegnato a parlare, a comportarmi, a vivere la vita, ad affrontare la vita in modo anche spirituale, perché tanti rapper parlano di spirito, tanti rapper nei loro versi ti danno il loro punto di vista. Quindi per me il popolo afroamericano mi ha insegnato a vivere, mi ha insegnato a vivere la mia vita e a capire chi volevo essere. Come posso io dare indietro a questa comunità che non è la mia comunità, perché io non ho la pelle nera, non sono afroamericano, non ho vissuto quelle cose sulla mia pelle, però sto utilizzando quello strumento lì. Nel momento in cui si parla di una comunità così marginalizzata che ha creato un'arte dalla trasformazione del proprio dolore, allora il rispetto deve essere molto più grosso, deve esserci un rispetto quasi religioso in ogni parola che scriviamo, in ogni rima, in ogni drum che campioniamo. Bisogna stare attenti a non scimmiottare, come ha detto Avex poco fa, perché scimmiottare è facile, ma nel momento in cui scimmiotti qualcosa che è già marginalizzato di suo, e quando la scimmiotti sembra che sei originale e ti danno pure dei soldi e ci fai una carriera nello scimmiottare, diventi la parodia di un qualcosa che non ti appartiene, diventi addirittura il re di quella cosa. È assurdo. È lì che ho cominciato a riflettere. Noi abbiamo avuto una bellissima conversazione l'altro giorno, ci tenevo a fare questo discorso perché ho trovato in te una grandissima umiltà nell'apertura e nell'ascolto. Tu hai chiamato il tuo libro Blackness, che è un trattato di cultura afroamericana che tu hai fatto col cuore
e col rispetto di una persona che è appassionata a questa cultura. E hai chiamato questo evento Blackness. È una cosa di cui mi sono reso conto io nel momento in cui sono stato chiamato, è che tra le persone che erano state invitate non c'era neanche una persona nera. E quando si parla di blackness, si parla di blackness, per come ce lo siamo detti al telefono, a 360 gradi, mentre tu, come mi dicevi, intendevi semplicemente la cultura afroamericana in quanto... cioè, le cose che ho studiato, esatto, le cose di cui in quanto sì. Accademia, ok? Sì, sì, studio. È una cosa che io mi sono sentito di replicare, è stata, io nel mio modo di fare musica, a un certo punto ho trovato un elemento fondamentale che non posso più discernere dalla musica, che è quello dell'attivismo. E per quanto mi riguarda, proprio perché in te ho trovato non un muro, ma una porta spalancata, io penso che nell'accademia ci debba essere anche uno strumento di attivismo. E questo è il motivo per cui io ho voluto invitare Avex come esponente appunto della comunità afrodiscendente, proprio perché lui ha vissuto sulla sua pelle delle cose che io non conosco, e lui può parlare di blackness in un modo in cui io non posso parlare di blackness. E quindi sono veramente felice di aver trovato una persona come Carlo che non ha detto no a priori, non mi ha mostrato un briciolo di presunzione, anzi, al contrario, si è dimostrato paziente, ma soprattutto aperto al dialogo. Grazie, grazie, grazie. Poi vabbè, c'è anche da dire che io e Shorty siamo brodies, è già la terza o quarta volta che mi chiama a tutte le cose che fa, perché mi sostiene, era un maestro, poco da dire. No, è molto bello quello che ha detto Davide, e poi abbiamo chiacchierato davvero tanto al telefono, la nostra chiamata ho visto che è durata circa un'ora e mezzo, sì. È stato molto bello, alla fine sembrati 10 minuti, avremmo potuto continuare penso per l'intera giornata, perché eravamo presissimo, contentissimi, però ci siamo dovuti interrompere, e quindi mi ha presentato Avex prima a parole, poi attraverso l'Instagram, e oggi ho conosciuto anche Avex. Assolutamente, no, la cosa bella appunto di avere questa grandissima passione che viene declinata in maniera diversa e attraverso percorsi diversi, e che alla fine è davvero l'amore prevale, nel senso che è inevitabile che poi non ci saranno, se va tutto bene come dovrebbe essere, mai muri, anzi massima apertura, ed è per quello che anche io sono contentissimo di avere Davide e Avex questa sera insieme a noi, e di poter, perché una cosa che ci preme tantissimo sia come team che insomma sta dietro questa rassegna, al di là poi del mio libro, ma anche con l'Istituto Parri di Bologna, l'Istituto Cabrale, Black Lives Matter Bologna, con i quali ho collaborato, o perlomeno proviamo a collaborare da tanto tempo, Amirissa che ho citato spesso, Anna Bassi nel volume 2 per parlare di chi non era bianco ed è stato su questo palco. Ma io credo che sia davvero importantissimo, davvero per tutti noi presenti, non solo chi sta da questa parte, e avere, come dice Davide, cognizione del fatto che comunque io quando dico non scrivo, sia dal punto di vista, poi l'ho fatto dal punto di vista accademico, adesso io non ho più niente a che fare con l'università, ma faccio solo insegno alle superiori e faccio giornalismo culturale, musicale, però il punto è quello, il pensiero eurocentrico per un amante della cultura, della black culture, chiamiamola così, è davvero ossimorico, non puoi essere eurocentrico. Questa è la verità, e credo che nessuno di noi a volte, come dice anche Davide, l'ha detto spesso nelle interviste, e io rimarco questo discorso dal mio punto di vista, a volte noi non ci rendiamo conto. Sono cose che, pur amando da morire la cultura afroamericana in generale, la black culture, non ci rendiamo conto di tante disparità che ci sono ancora, alle quali noi possiamo... in qualche modo che noi possiamo arginare o comunque garantire una pluralità che spesso non è... Per una questione di privilegio sociale, per una questione di un privilegio che non ci siamo guadagnati perché abbiamo la pelle chiara. Vivendo in un sistema fondato sul colonialismo, queste cose non ti vengono dette.
non incontrando determinate barriere, tu non capisci che queste cose esistono. Ma nel momento in cui vedi delle persone a cui vuoi bene, e le conosci, e capisci qual è la loro esperienza, e la senti per una questione di empatia, allora lì ti cominci a fare due domande. E nel momento in cui si parla di blackness, è importantissimo restituire la voce a un gruppo di persone a cui questa voce molto spesso nel corso della storia è stata tolta. E per ritornare da dove eravamo partiti, tu questo incontro, per esempio io personalmente, avere a che fare con persone non bianche per me è stato col mio lavoro a scuola, cioè i miei alunni e le mie alunne molto spesso non hanno la pelle bianca. Nel tuo caso mi raccontavi che è stato importante anche confrontarti con la realtà inglese. Sì, assolutamente. Io ho avuto questa esperienza che mi ricordo mi fa sorridere, ma a quei tempi mi sono sentito morire. Io sono cresciuto a Palermo, dove c'era questo mio amico capoverdiano che molto spesso mi chiamava con la cosiddetta N-word, con la parola con la N. Manneg. Io non la posso dire. Quella volta però io alla mia amica, che è parigina però entrambi i genitori di St. Lucia, la chiamai Manneg. E lei non mi ha parlato per una settimana. E poi mi ha spiegato perché. Poi mi ha preso con tanta dolcezza, ha capito perché l'ho fatto, e mi ha detto: te sono mio. Questa parola a me fa un male pazzesco, specialmente se a me fa male anche quando la dice una persona nera, anche quando lo dice Kendrick Lamar, a me fa male. Infatti quando lei ha ascoltato To Pimp a Butterfly, che è un disco che per me ha cambiato la vita, mi ha detto: bello, però lui dice la N-word troppe volte, mi fa male. Ci sono tante persone che hanno subito quella parola a un livello tale che sentirla pronunciata da un uomo bianco, che in un modo o in un altro nella storia, specialmente da un uomo bianco, di là di una donna, quello diventa, tra virgolette, l'oppressore. E noi il valore di quella parola, più che il valore, il significato, l'accezione e il dolore di quella parola, noi non lo conosciamo. Quindi è meglio che non la diciamo. Tutto qui. Allora, no, è davvero molto bello quello che hai detto, anche quando hai raccontato che appunto la tua amica con dolcezza ti ha fatto capire che evidentemente tu non lo stavi facendo per offenderla, però non ti eri reso conto che utilizzavi un ennesimo privilegio. Esatto. Ed è molto bello, questo è molto importante, una cosa di cui parliamo tanto anche a scuola, in una società in cui si parla di multiculturalità, in cui il razzismo è diventato altro tra i miei alunni che hanno dai 14 ai 20 anni, su per giù, e però c'è anche tra di loro, nella rabbia, tanta dolcezza per spiegarsi a vicenda e non partire dal presupposto che il compagno bianco lo sta facendo per... C'è tanta confusione anche tra l'identità afroamericana, quell'afrodiscendente in Italia. Insomma, è un discorso complesso che merita tanti approfondimenti. Qua noi purtroppo sta risuccedendo. Prima guardavo l'orologio, ragazzi, è passato tanto tempo, ma noi potremmo stare qua altre 15.000 ore, penso. Quindi è potenzialmente pericolosissimo quello che stiamo facendo, ma bellissimo. Quindi io vi chiedo davvero di fare un applauso a loro due questa volta, no? Io non c'entro niente. Grazie mille. Fate un applauso a Carlo Babando, per favore. Io su questo discorso meraviglioso avevo tre pagine di appunti per farvi un sacco di domande, però io su questo discorso meraviglioso sono tendente a lasciare il palco e permettere a voi di esibirvi e di farci sentire qualcosa. Quindi chiedo a Giulio se cominciamo a organizzarci con lo spostamento palco, così che Davide e Avex possano farvi sentire qualcosa e quindi passare dalle parole alla musica. In realtà penso che sia una cosa molto veloce. Noi dobbiamo semplicemente... Io prendo la chitarra e lascio prima di tutto il microfono all'artista che ho portato questa sera, mio fratello Avex, perché io ho una stima della sua penna
che è veramente grande, e spero che possiate appassionarvi tanto quanto mi sono appassionato io alla sua musica. Intanto iniziamo con una cosetta tua. Diciamo che di solito faccio testi in inglese. Questo è un testo nuovo che ho scritto in italiano un paio di giorni fa e penso che sia anche abbastanza inerente al discorso. E guarda caso dicevo 600 euro anch'io su questo testo, assurdo. Ascolti online perché non droppo da tanto, ma quei 600 euro al live vai tranquillo li faccio, perché sanno che il flow è illegale come lo spaccio. Sono un gigante addormentato, se mi sveglio ti schiaccio. Sono un africano vero anche se sembro olivasto, genitori entrambi etiopi, non sono un mulatto. Ho lasciato Addis Abeba nel 2016, mo in Italia da 8 anni e sono un vero cavallo. In Italia da 8 anni ma è da un botto che spacco. Sono extracomunitario ma ti insegno a farlo, perché vedi, se esiste il rap ringraziate i negri come me. Puoi provare ad insultarmi ma già sai che non ce n'è. Sono Avex, mi trovo sempre all'Apex. Mi alleno a far freestyle alle panche facendo ape, bevo Aperol. Il mio nome è vero è Avalon. Nessuno ci crede finché non sbatto i blocchi sul tavolo. Classe 95, parlo più di tre lingue. Dove mi metti mi mimetizzo, chi mi distingue? La mia chica è bella e balla meglio di una stripper. Tu vuoi fare il comunista ma non sei Berlinguer. E questi rapper m'hanno rotto il cazzo, mi chiedono feat. Ma se non cacci i soldi non ascolto manco il beat. Sono spietato, ma ha fatto così la street. Tu che cerchi beef e mi fai il diss, puoi farmi una peep. First generation kid, if you're trying to talk, better say some shit. I'm in my lane trying to make my... So, get out the way, let me make my hit. I said, first generation kid, if you're trying to talk, better say something. I'm in my lane trying to make some shit. So just get out my lane, let me make my hit. Mi chiamano maestro probabilmente perché lo sono. Sono sempre in giro per strada a pompa sto gran suono. Non sono come te che sei ricco ma senza dono. Quindi se parli con me ti tocca un po' cambiare tono, alzare il tiro. A me sicuro non mi prendi in giro. So più sveglio del gallo che canta cocco del mattino. Ci siamo? Sicuro io ci sono. La gente ti tratta in modo diverso se sei buono. Un infame me l'ha messo in culo perché sono buono. Ed è per quello che adesso ho perso fiducia nell'uomo. Se non sto ancora al top, brodi, do la colpa al covid. Ero pieno di concerti in tutte le regioni. Poi ci hanno messo in lockdown, ho perso troppi soldi. Mi ricordo che non mangiavo per troppi giorni. Non è stato facile rimettersi in piedi. Grazie amici per la mano, alziamo i bicchieri e brindiamo. Perché senza il vostro aiuto non sarei stato nessuno, di sicuro se famo i sinceri. In sta vita o sei ricco, sei Rocco, sei Freddy. Il cambiamento sta arrivando, quindi be ready. Siamo fenomeni da baraccone, i classici tipi che danno vita ad ogni situazione. Un mix tra chiasso, bordello e confusione, coi vicini che ci gridano fate piano dal balcone. First generation kid, if you're trying to talk better say something. I'm in my lane trying to make some shit. So just get out my way, let me make my hit. First generation kid, if you're trying to talk better say something. I'm in my lane trying to make some shit. So just get out my way, let me make my hit, hit, hit. My brother from another mother. Check.
I said I'm back like I never left. I'm high as the Everest. I'm tired, I never rest. Feels like I'm in health arrest. I've been in for 5 days. Outside the sky is gray. It's crying for black lives, but the rain's for the white savior. Lord, if you hear me, won't you just answer to my prayers? Make us all equals and spread knowledge to the naysayers. Forgive them for they don't know what they're doing. They foolish men. No, actually, they know damn well what they're doing when they ruin the human beings and consider it bravery. Same shit, a little change since the days of slavery. Human race is not a game. Don't tell me that we the same when you're treating me this way. Don't tell me you understand. You never comprehend my pain. This is blood, this is tears. What's that tear gas on my peers? I'm just trying to make it clear. Fuck no, I ain't living in fear. Beat the system, make it fair for the next generation of babies with the nappy hair. Cause the racism systemic is worse than a pandemic. I got us stuck. Goddamn it, it's tough to be African when they jacking your black magic. Appropriate cultures and turn them into their own habits. They make them their own. Man, it's the one, it's the own masses. That's why I don't fuck with labels. Cause they would still label me bad even if I had a halo. News will confuse masses. Your brain full of toxic gases. No thanks, I don't pop no acids. Trying to distract me, I'm staying focused in life's classes. Cannot be non-violent. Your knees on my neck pressing. Police and my people clashing. Finally time for action. Hope you will learn your lesson. Uniting's the only weapon to fight against the oppression. If you remain silent in front of injustice, know that you're part of the main problem that I cannot fuck with. Cause this ain't about ethnicity. It's more about the inequity that's still killing as we live in the 21st century. Back like I never left. I'm high as the Everest. I'm tired, I never rest. Feels like I'm in house arrest. I've been up for 5 days. Outside the sky is gray. It's crying for black lives, but the rain's for the white savior. Yeah. Adesso ragazzi lascio il palco a Davide Shorty e ringrazio tutti quanti per l'opportunità. E Avex DMC, spero di essermi fatto qualche follower stasera. Andate a cercarlo. Yo! A V di Verona, E di Empoli, X di xilofono. Andate a cercare mio fratello. Oppure, Avex. Oppure E di Etiopia, da dove vengo. Esatto. Maestri. Esatto, esatto. Ah, ok. Parlavamo di un signore che si chiama Robert Glasper poco fa. Io sono andato a visitare New York per la prima volta nel 2019. Mi è capitata questa cosa assurda. Sono stato invitato da Robert Glasper ad andarlo a vedere, perché ho avuto il privilegio di aprirgli un paio di concerti in Italia. Siamo diventati amici. E gli ho fatto sapere che ero a New York. Mi ha detto: vieni a vedermi. Sono andato più di una volta. La seconda volta che sono andato, lui era lì col suo trio e il suo DJ. Alla fine del concerto ha deciso, così senza dirmi nulla, di tirarmi sul palco. Io mi sono cagato addosso. Ora, non fisicamente, perché oggettivamente non era carino, però io non mi sentivo di andare a fare la loro cosa nel loro modo, a casa loro. Quindi l'ho fatto in italiano. Ed è stato bellissimo, avevo il cuore qua, facevo fatica a respirare quella sera, però l'ho fatto, è stato meraviglioso. E sono tornato nella casa in cui alloggiavo quella sera stessa, che era Bed-Stuy, che è il quartiere dove è nato e cresciuto Notorious B.I.G. Notorious B.I.G. E quella sera non sono riuscito a dormire perché ho scritto un pezzo. Ho scritto un pezzo che si chiama Monocromo e che apre il mio ultimo disco, Fusion Punto. E questo pezzo qui, questa sera voglio farvelo ascoltare su una strumentale che è di Brooklyn, per l'appunto. È una strumentale di un disco che mi ha cresciuto che si chiama Black Star di Mos Def e Talib Kweli. La strumentale è prodotta da 88 Keys. Questa è Thieves in the Night. No, questa non è Thieves in the Night. Questo è un altro pezzo. Così non ve la meritate. Quando parte la strumentale, fate il bordello che si merita questa strumentale. Grazie. Yeah. Una mano su. Ehi. Hey.
stanco di vedere tutto di un colore solo, tutto monocromo, sono buono solo a stare solo. Nah, non mi perdono tanto ad ogni errore, muoio, non mi muovo, congelato come un surgelato dentro un freezer nuovo. Ma sai che Alfredo non mi annoio mai, dici come stai, che alla fine mi consolo quando suono, dai. Questa stanza mi ha accolto sconvolto, poi sotto i ghiacciai, così scivolosa che scivolerai. Ma se scivolerai, dove vai con quelle ali? Attenta ai pali, quando il sole ti abbaglia metti gli occhiali, stai sempre allerta ai guai, chi non ti cerca mai. I mali sono dati da interazioni virtuali, sai. Allora blocca, scocca la freccia e scappa, scatta la foto, stampala e dopo strappala, che tanto il passato non muore mai. Non possiamo esserne schiavi, alla fine sei tutto ciò che attrai. Alla fine sei tutto ciò che attrai. Alla fine sei tutto ciò che attrai. Alla fine sei tutto ciò che attrai e sarai tu solo se ti perdonerai. Ai, nato in un posto dimenticato dal mondo, costo di chi ha abbandonato e reinventato il racconto. Pronto, ma ignorato per tanto tempo, ricordo una vita passata chiamato, sento e rispondo, cerco il confronto solo con questo grosso rimorso. Poi mi perdo nel centro di un verso e mi riconosco, ho rincorso il successo, presto assaporato un sorso, avvelenato il mio senso, ascoltato il mio mostro, ho bruciato l'incenso, adesso ho trovato un pozzo da cui bevo ogni giorno, certo di quello che voglio, cittadino del mondo. Mi spoglio quando performo, mi informo in questo deserto, ricerco e vivo in un sogno, benedetto il momento, il dolore è il mio portafoglio, non importa se è vuoto, mi importa riempire il foglio, mi importa riuscire a fondo, reagire, offrire il volto di quello che mi hanno tolto, ogni torto oltre il mio corpo, lo spirito guida verso il ritorno, ridando dito a chi è sordo, riporta in vita ogni morto, risorgo, mi ritrasformo, poi corro verso quel pozzo, bevo, poi mi rivedo più forte, tutto al suo posto. Alla fine sei tutto ciò che attrai, alla fine sei tutto ciò che attrai, alla fine sei tutto ciò che attrai e sarai tu solo se ti perdonerai. Yeah. Alla fine sei tutto ciò che attrai, alla fine sei tutto ciò che attrai, alla fine sei tutto ciò che attrai e sarai tu solo se ti perdonerai. Ai. Grazie mille. Ok, io non avevo preparato una scaletta per questa cosa qua, pensavo che avrei fatto solamente due pezzi, invece forse ne faccio un paio in più. se voi volete stare ad ascoltarli, ovviamente. Vediamo un po'. Questo qua è molto importante. Voglio mandare un abbraccio gigante ai miei fratelli Amir, Issa e David Blank, che sono due persone spettacolari e due artisti spettacolari, con cui, dopo aver visto quell'episodio a cui facevamo riferimento nel 2020, abbiamo scritto una canzone che si chiama Non Respiro, insieme. Sentirete la loro voce registrata, che mi sono preso la libertà di lasciare, perché queste parole sono veramente importanti da ascoltare e devono venire dalla loro voce. Urlo senza voce, senza peccato messo in croce. Mamma, non respiro, no, non ce la faccio più. Innocente troppe volte, vita nera senza colpe. Respiro, so un ginocchio sulla faccia, vivo al centro del mirino da quando sto nella pancia. La mia gente è stanca, vittima della sua rabbia, ostaggi della fame, angeli in cielo come Abba. Mamma, non respiro e ghiaccio freddo questo asfalto, ti stringo mentre prego pensando a somai l'assacco. La coscienza chiama, stai sicuro che rispondo, porto sulle spalle il peso dell'odio del mondo. Per i miei fratelli pronto a scendere giù in guerra, meglio morire lottando che vivere steso a terra. Pagine sbiadite, questo libro va riscritto, e quando verranno a prendermi sai che non starò zitto. Per mia mamma e soprattutto per mio figlio, per mio padre il Sayed che è scappato dall'Egitto. Siamo tutti uguali come Allah, come Cristo. Odio il razzismo, amirissa, sangue misto. Urlo senza voce, senza peccato messo in croce. Mamma, non respiro, no, non ce la faccio più. Innocente troppe volte, vita nera senza colpe. Mamma, non respiro,
mamma non respiro. Mamma non respiro e può vederlo tutto il mondo, mentre incontro il mio destino, ma non sono pronto. Gente congelata intorno, se non sono il primo neanche l'ultimo suppongo. Sembra quasi questa pelle attiri un assassino al giorno. Mirano alla testa, sì, persino quando corro, giro tondo. Adesso lotto fino all'ultimo secondo e sono morto affinché tutti se ne accorgano e ricordino che il male dietro l'angolo è privo di senso logico. Non si può fermare il nostro amore verso il prossimo e difatti lo dimostrano mentre i bambini ascoltano ed assorbono vite nere perse che risorgono. Vogliono giustizia perché vite nere importano in ogni posto e ad ogni costo. Siamo una sola razza ed abbiamo lo stesso volto. La mia città mi ha insegnato che tutto porto e che al di là del nostro corpo il sangue è sempre rosso. Mani su, puro senza tutti. Voce e senza peccato messo in croce. Mamma non respiro, no non ce la faccio più. Innocente troppe volte, vita nera senza colpe. Mamma non respiro, no non ce la faccio più. Peccato messo in croce, mamma non respiro, no non ce la faccio più. Innocente troppe volte, vita nera senza colpe. Mamma non respiro, non ce la faccio più. Grazie di cuore. Ah. Vediamo un po'. Aspetta, fammi spostare. Vediamo un po'. Minchia Carlo, sei alto quanto a me, c'hai la strap che sembra fatta per un uomo di 2 metri. Io praticamente devo suonare come se stessi facendo punk rock. Questa è la chitarra di Carlo, fate un po' di casino per la chitarra di Carlo. Ok. Abbiamo parlato tanto di Londra, io a Londra... ho fondato una band insieme a Leslie, a questa ragazza appunto che non mi ha parlato per una settimana quando ho maldestramente utilizzato quella parola. Questa band si chiama Retrospective for Love. Con loro abbiamo fatto tantissime belle cose. Abbiamo fatto un disco che si chiama Random Activities of a Heart, questo perché ci piacciono i nomi semplici. Abbiamo girato l'Europa e c'è una canzone in particolare che vi voglio fare sentire questa sera, che ho scritto inizialmente campionando un pezzo di Chet Baker e che poi ho deciso di tradurre in maniera molto più spoglia con una chitarra. Questa canzone si chiama Read Into You. Io l'ho scritta quando ero uno studente, che nonostante sembri poco tempo fa, non è poi così poco. Devo dire che io ero ossessionato, ma proprio ossessionato col concetto di amore romantico. E infatti mi innamoravo ogni 2 secondi. Solo che questo amore non era mai corrisposto. Ero fortunato in altro. No, ero proprio sfigato. Fatto sta che c'era una ragazza, una, tra tutte queste di cui mi innamoravo, che sembrava ricambiare. Questo interesse, si toccava i capelli, cercava il contatto fisico. Tanto è vero che io pensavo proprio questa è la volta buona, invece niente. Non la voleva la relazione. Niente. Però quando ancora pensavo che lei la volesse, ho scritto una bellissima canzone. Quindi qualcosa di buono alla fine è uscito. Questa canzone si chiama Read Into You, per l'appunto.
a tutti gli innamorati. The glance out, and I'm still on the fence now, cause we're just sort of friends and I'm mad at myself now. My view's clear, maybe not enough, no fear of the circumstance, no blush. I know there is no coincidence, which is the wrong way, it's okay, no need to fuss. Every time you move your hands it makes me jump inside. I'm not running at all, I always take my time. Kind of in the ways for the moment to be right, cause you know you'll be safe in these arms of mine. Time after time I still don't know why I fight myself when I try to read into you. Clear up your mind, just give me a sign, cause I'm still trying to find the right line in you. What you waiting for? What you waiting for? What you waiting for? Oh, oh, oh. I already pictured every single second. I reckon you should start thinking. Try to be a little rebel. I see animals in me. They tell me not to wait. It's a devil with angelic shape. It's a blade and it penetrates my brain. Feels like an enemy. It sucks my energy. It forced me to hold back my serenade. Bury me and celebrate. Cause it's gonna happen and it's happening. You can read it in our chemistry, baby. You're addicted, you're my heroin. I'm your Bobby, you're my Marilyn. We're just trying to hide the evidence. You're a train that doesn't terminate anywhere. An endless journey. Journey to heaven, a mistress dressed in leather, or maybe not, fairy tales, cause you can be so magical. Anyway, try to see me on another level, babe. I'll be a gentleman, I'll play my melody on you without touching you, like a theremin. Time after time, I still don't know why I fight myself when I try to read into you. Clear up your mind, just give me a sign, cause I'm still trying to find the right line in you. Time after time I still don't know why I fight myself when I try to read into you. Clear up your mind, just give me a sign, I'm still trying to find the right line in you. Grazie mille. Posso chiedere un po' di riverbero? Grazie. È un altro pelo di voce in più in spia, grazie. Fate un po' di casino a tutti gli omini che stanno dietro al suono, tutte quelle belle persone lì. Bella Giulio. Allora, per il prossimo pezzo c'è da raccontare un'altra storia. Io purtroppo ho questa cosa che sono molto sintetizzante. Purtroppo non ho il dono della sintesi, ecco. Parlavamo di spiritualità prima. Da quando ho iniziato a meditare, ho cominciato ad avere a che fare col concetto di legge dell'attrazione. Non so se avete presente di cosa sto parlando, ovvero quella legge per cui se manifesti qualcosa, e quindi
metti la tua intenzione di realizzare la suddetta cosa nell'universo, ti predisponi a riceverla e quindi ad attrarla. Io nel 2018 ho avuto una grandissima fortuna, quella di ritrovarmi con i miei più cari amici in un posto fantastico a fare un disco, che è la mia cosa preferita, con le mie persone preferite, minchia, roba assurda. Eravamo sul Lago Maggiore, in questo studio, in una casetta. C'era questo ragazzo che si chiama Andrea Guarinoni, che si è insomma immolato per farci registrare a un prezzo ridicolo, perché credeva nel progetto. E i miei prodi, Claudio Guarcello al piano, Emanuele Triglia al basso e Davide Savarese alla batteria. Ci tengo a fare questi nomi perché la musica non viene da una persona sola, ma viene da tante persone, viene da tutte le persone con cui suoniamo. Quindi io ci metto il nome e la faccia, ma poi ci stanno tante persone che lavorano al progetto insieme a me ed è giusto che vengano riconosciute. Ecco, una mattina abbiamo scritto una canzone che ci piaceva un po' più delle altre e per qualche motivo c'era rimasta in testa, abbiamo cominciato ad ascoltarla a palla mentre stavamo tornando nel B&B dove alloggiavamo e io ho chiuso gli occhi e a un certo punto ho immaginato un'orchestra e mi sono fermato e ho detto: raga, orchestra, Sanremo, ma possiamo provare a portare questa canzone a Sanremo? La risposta è stata entusiasta, minchia. Immaginati se ce la facciamo. Chiamo chi si occupava della mia discografia e non ho ricevuto una risposta molto positiva, diciamo così. Mi è stato detto: sì, bello il pezzo, ma non è pezzo da Sanremo. Poi più avanti mi è stato detto: troppi accordi, che poi non si è capito quanti sono troppi accordi. Potreste dirmi un numero e me lo vado a giocare, magari divento ricco così. Alla fine, visto che Davide Shorty è una persona molto difficile con cui lavorare, ha trovato dei pazzi che ci hanno creduto, tra cui uno qua seduto in prima fila. Bella, bella fra. E facendo fast forward al 2021, in un anno in cui il pubblico non era ammesso in quella sala, quella canzone è stata la canzone più premiata al Festival di Sanremo. Questo non è per dire che Davide Shorty è un figo che ha fatto Sanremo, assolutamente no. Questo è per dire che effettivamente se vuoi qualcosa e metti quell'intenzione nell'universo e ci credi talmente tanto intensamente, forse è il caso che te la vai a prendere quella cosa, forse è il caso che si materializza davanti ai tuoi occhi senza che neanche te ne rendi conto, specialmente quando non te l'aspetti, quando smetti di aspettartela, ma quando lo sai, quando ne hai la certezza che quella cosa lì deve andare esattamente in quel modo. E io quello che voglio augurarci a ognuno di noi questa sera è che tutto quello che desideriamo, o almeno le cose più importanti che desideriamo, possiamo vibrare per attrarle nelle nostre vite. Grazie di cuore. Camminami di fronte, così mi fai seguire le tue forme con lo sguardo. Yeah. Guarda, c'è una casa all'orizzonte e noi ci urliamo in faccia alla stazione singhiozzando, entrambi con un ego enorme che ci mette in imbarazzo per sentirsi più al sicuro al primo piano di un palazzo ed io ti amo, te lo giuro. Infatti a volte sono pazzo, sai, la testa ti va in fumo quando ti manca lo spazio. Questa pioggia è così fina che quasi non la senti, la strada è una piscina e quando meno te l'aspetti tu diventi una bambina con i genitori assenti, ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli. Aria, tu diventi aria.
stesso sguardo mi sembra quasi un rimprovero. Sono sempre il solito, a volte neanch'io mi tollero. Navigo la mente per frasi con senso logico, panico come un coltello stretto dal manico. Trami poi mi ami, mi chiedi se mai io sparirò. Mani nelle mani e come Dani adesso salirò. Se nei miei piani sai che ogni promessa è un debito. Anima latina, regina con regno a seguito. Ed oltre una corona hai pur bisogno di un palazzo. A volte se ti senti sola e la tua vita è un po' uno strazio, se la cosa ti consola io ti sono sempre accanto. O dentro questa vita nuova che ha l'odore di un abbraccio, questa pioggia è così fina che quasi non la senti. La strada è una piscina e quando meno te l'aspetti tu diventi una bambina con i genitori assenti. Ma cresciuta una regina con il sole tra i capelli. Aria, tu diventi aria. Aria, aria. Quasi non la senti, la strada è una piscina e quando meno te l'aspetti tu diventi una bambina con due genitori assenti. Ma ritorni una regina con il sole tra i capelli. Aria, tu diventi aria. Grazie di cuore. Per salutarci con la musica dal vivo vorrei richiamare mio fratello Avex sul palco. Fate un po' di casino per mio fratello Avex, per favore. Beh, visto che da poco in Italia questo pezzo è stato certificato disco d'oro, non il mio, attenzione, il mio pezzo non è stato certificato disco d'oro, è un disco per me. È un disco di cuore, è un'altra storia, ma questo pezzo che vogliamo tributare adesso insieme a mio fratello è un pezzo, diciamo, che ha fatto veramente la storia dell'hip hop. È tratto da un disco che si chiama The Score, è un trio che si chiama Fugees, e questo pezzo qui è Ready or Not. E noi improvvisiamo qualcosa su, quindi... Voi ci state sì o no, raga? Ci state sì o no? Ready or not, here I come, you can hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, you can hide. Gonna find you and make you want Yo. Me. Cause ever since a young, I've been interested in rapping. I had to pursue my passions. Daddy's bars, I be smashing. My flow is so everlasting. Concepts always elastic. Never stick to a thing, I'd rather stick it to your masses. Always saying the same things. Talking about diamond rings. Talking about rocking bling. Clothes, hoes, and money. I'd rather look dummy than look rich and being a dummy. I'd rather have a Mac in the flow than sounding stupid funny. And I'm chilling with my brother, Davy the Shorty at the Unipol. You know the flow was so cold. I got homegirl hand and hands up. This Avex man, you know I got my shit stuck. Ayy, it doesn't make sense, but I'm feeling the vibe and killing the time and getting my homies all up in the grind. They're coming in grinds to make a moonshine. I get out of bed to make a fine. I'm blowing on stage to sip a good wine. I'm blowing your face. Ayy, so ready or not, here I come. You can hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. Gonna find you and make you want me. Track.
vestito tutto nero come un cameriere, ma non faccio più il cameriere, ho lasciato il mestiere. I miei vecchi titolari mi vedono online e chiedono in DM se tornerò a lavorarci mai. Al massimo vengo a farci qualche live, ma sto giro paga buona, quali 5 euro l'ora, dai. Sto vivendo con Aurora, ma non siamo in zona Aurora, chiedilo alla mia signora, she might ride or die. Anima pura, sono un bravo cristiano, non mi spaccio per chi non sono un bugiardo. Vedo un mondo troppo falso quando alzo lo sguardo, ma non lascio che mi cambi, quindi stammi lontano. Quanti ne ho tagliati fuori perché non sono real? Un discorso con loro pareva bigiotteria. Io non fotto più con voi, potete andarvene via. Banda di sfigati che aspettano la svolta alla lotteria. Negro vestito di nero come un carabiniere, ma non ho mai visto carabinieri arabi o neri. Come vedi siamo tutti quanti seri, se ti siedi per un po' ti spiego un po' come funziona, baby. Anima pura, sono un bravo guaglione, non mi spaccio per chi non sono un coglione. Dice andiamo in tribunale, ma sei solo un trimone. Io sono in chilling con i dog, bevo San Simone. Ready or not, here I come, you can hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can hide. Gonna find you and make you want me. Yo! Grazie di cuore, raga. Grazie di cuore a tutti. One love. Fate un po' di casino per Carlo Babando. Grazie a tutti per essere stati con noi. Grazie a Davide. Grazie ad Avex. Si conclude così, nel migliore dei modi, Blackness volume 3. Ci vediamo prossimamente. Buonanotte. Grazie.